E questa è la seconda edizione di questa ricerca, Digital Luxury Experience. La prima l'abbiamo con il gruppo di analisti e di ricercatori di McKinsey guidati da Marco Mazzuda e Joran Gutgeld, realizzato nel 2011. E sono molto lieto di, in primo luogo, siccome è la prima volta che la presentiamo di fronte a un consesso pubblico così rilevante, portare alla vostra attenzione alcuni elementi costitutivi e metodologici di questa ricerca che ha già avuto nella scorsa edizione una grande attenzione a livello internazionale, sia da parte dei gruppi più importanti, ma non solo loro, e anche da parte della stampa internazionale, e che cerchiamo di rendere sempre più robusta e, come dire, comprehensive anno dopo anno. In primo luogo, come dicevo, una copertura più allargata e una metodologia ancora migliore. Il secondo punto, vado subito su questo. Nella prima edizione, come parlando di copertura, nella prima edizione dello scorso anno avevamo preso in considerazione 187 marche di tutte le nazionalità. Nella seconda edizione sono più di 300, per cui non sono raddoppiate, ma quasi. L'anno scorso avevamo preso in considerazione più di 450 website aziendali, quest'anno ne abbiamo presi in considerazione più di 700. Abbiamo l'anno scorso preso sui blog, messaggi e sui social media 1,5 milioni di messaggi, quest'anno 2,5 milioni. L'anno scorso avevamo fatto 1,500 interviste a consumatori e consumatrici finali in 3 paesi, quest'anno sono 2,500 in 5 paesi. L'anno scorso avevamo mandato 70 questionari, poco più, solo alle imprese alta gamma. Quest'anno l'abbiamo mandato a più di 300 imprese di tutte le nazionalità. L'anno scorso avevamo selezionato 50 key performance indicator, quest'anno sono più di 70. Vorrei attirare la vostra attenzione su un fatto particolare, che è quello che c'è qui, che riguarda i commenti online sui blogs e su social media. Questo 1,5 milioni di commenti dell'anno scorso e diventati quest'anno 2,5 milioni, sono messaggi, commenti, che parlano di almeno una, questi 2,5 milioni di queste 300 marche che abbiamo prese e più che abbiamo preso in considerazione, e sono commenti e sono messaggi che sono in inglese, in mandarino, in francese, in italiano, e l'anno prossimo saranno anche in tedesco e spagnolo. E l'aspetto interessante è che software molto evoluti ci hanno consentito di dare un valore a questi commenti, per cui ogni volta che si parla di una marca sappiamo se di questa marca si parla in modo negativo, si parla in modo abbastanza negativo, si parla in modo neutrale o si parla in modo positivo. Vorrei attirare la vostra attenzione sul fatto che se questi software non fossero stati sviluppati negli ultimi anni, questo tipo di ricerca sarebbe stata del tutto impossibile, e invece ha contribuito e ha costituito una base di riferimento molto grosso per questa ricerca. Abbiamo cercato di lavorare sempre di più con le imprese. Abbiamo creato un advisory board che in misura equilibrata è composto da specialisti delle imprese italiane e di imprese internazionali. Come vedete, Salvatore Ferragamo, LVMH, Ermenegildo Zegna, Alessi, Gucci, Bulgari, Porsche Design, Cartel, Montblanc, Illy Café, Hotel de Russie e Capri Palace, per cui abbiamo un advisory board in cui sono rappresentate aziende di molte diverse nazionalità e soprattutto molti settori differenti di business.
Le 300 aziende che abbiamo preso in considerazione sono ovviamente più numerose nel settore della moda e degli accessori, ma sono anche presenti nel settore del design e dell'arredamento, nel settore dell'ospitalità, nel settore della gioielleria, degli orologi, del food and beverage, delle automobili, degli yachts e anche una serie miscellanea di altri. Io qui mi fermo per dare la parola a Marco Mazzù, che presenterà tutta la ricerca del Digital Luxury Experience, mentre poi io alla fine vi presenterò l'Alta Gamma Index, che è legata a come queste 300 marche hanno performato su una serie dei 70 Key Performance Indicator che abbiamo insieme selezionato. Prego, Marco. Buongiorno a tutti. Prima di iniziare volevo ringraziare Fondazione Alta Gamma, il suo presidente, il dottor Branchini, il dottor Di Lauro, tutti quelli che ci hanno aiutato e ovviamente le 12 aziende che fanno parte dell'Advisory Board con cui abbiamo sviluppato e finalizzato la metodologia. Tutto quello che vedrete oggi di fatto è la sintesi di un lavoro che è andato avanti durante tutto lo scorso anno e si è focalizzato su tre aree principali. La prima è comprendere quanto è grande questo mercato del digital, veramente. Girano tantissimi numeri, alcuni, come dire, con reliability parziale. Ci siamo sforzati veramente di capire quanto questo mercato per il mondo dei personal luxury goods valesse veramente. Il secondo elemento di questa analisi è capire dai consumatori quali fossero le attitude verso il mondo dell'online e i loro comportamenti e le ragioni dietro questi comportamenti. L'ultimo punto fondamentale, secondo noi, è quello di andare a confrontare le performance. Come si confrontano le performance del mondo online lungo una serie di indicatori, che poi vedremo durante questa presentazione, che permettono di capire lungo tutto il processo decisionale che porta un consumatore dal momento in cui si fa un'idea al momento in cui acquista ad acquistare un certo brand, un certo prodotto invece di un altro. Penso che sia importante ripercorrere storicamente quello che è successo durante l'ultimo anno. La ricerca che avevamo fatto lo scorso anno, sempre in questo periodo, aveva portato tre elementi fondamentali come evidenze. La prima è il processo di decisione dei consumatori, che è un processo sempre di più mix tra online e canale fisico. È un concetto abbastanza intuitivo che molti di noi durante la loro vita quotidiana sperimentano, ma la rilevanza del fenomeno era veramente sorprendente nelle due direzioni. Quindi di consumatori che iniziano la propria esperienza online e la completano nel negozio fisico, o viceversa, che per una serie di motivi iniziano la propria esperienza nel mondo fisico, andando, scegliendo e toccando, e poi la completano nel mondo virtuale. Il secondo punto, che veniva fuori abbastanza evidente lo scorso anno, era il tema della customer experience. Un tema che, come vedremo adesso, è una condizione necessaria, ma non più sufficiente, per essere dei player rilevanti in questo canale. L'ultimo punto fondamentale è il tema della multicanalità, sempre più importante e sostenuta da una tecnologia che va attraverso vari tipi di fonti. Abbiamo anche analizzato cosa è successo dallo scorso anno a quest'anno. Bene, le aziende alta gamma e in più in generale le aziende di tutto il settore hanno migliorato molto la performance. Quindi si sono di fatto mosse lungo queste tre aree che avevamo individuato lo scorso anno, migliorando sostanzialmente la propria presenza nei social media, con incrementi significativi nei social media più comuni, da Facebook a Twitter, vedete i numeri. Hanno migliorato un altro tema fondamentale che spesso causava customer dissatisfaction, che è la usability del sito web a disposizione. E un ultimo punto fondamentale, un po' anticipato dal dottor Branchini, è quello del miglioramento del sentiment. Cosa vuol dire il sentiment? Vuol dire la tipologia di commenti che vengono messi a disposizione nelle social community, a disposizione di fatto di tutti gli utenti web. Abbiamo fatto quest'anno un lavoro abbastanza di dettaglio, andando a intervistare molti dei manager del settore. All'interno di queste interviste sono venute fuori tre elementi fondamentali che di fatto hanno guidato l'intera ricerca. Il primo è che l'esperienza online sta diventando sempre più sofisticata, su questo non c'è dubbio.
e vedremo cosa vuol dire in dettaglio nel proseguo della presentazione. Il secondo elemento fondamentale è che, di fatto, la customer experience ormai è una condizione necessaria ma non sufficiente. Viene richiesto ormai, dopo tanti anni di presenza nel mondo online, di tramutare questa esperienza in impatto. E impatto vuol dire, di fatto, fatturato aggiuntivo e miglioramento della brand equity. Quindi ancora una volta, tra l'altro con grande sorpresa da parte di molti manager del settore, l'essere solamente presenti con un brand forte ed anche con una customer experience non assicura necessariamente che questo si traduca in valori importanti sia per il aumento del valore del brand sia per aumento del fatturato. L'ultimo punto di fatto conferma quello che avevamo visto lo scorso anno, che il tema della multicanalità vista anche dal punto di vista del consumatore, quindi l'omnicanalità, è diventato ormai un dato di fatto. Abbiamo anche chiesto ai vari manager quali fossero i temi fondamentali su cui concentrarsi. Ci sono tre elementi che sono venuti fuori, abbastanza chiaramente. Uno è un tema di come utilizzare l'online per rafforzare il proprio brand. E questo è un tema che va ovviamente di pari passo a capire il DNA del brand e come portarlo a disposizione di consumatori e segmenti che di fatto sono presenti a livello mondiale per la maggior parte dei brand. Il secondo punto è, come dicevamo, un punto d'impatto di vendite online dirette o generate tramite questa esperienza complessa multicanale. E l'ultimo punto è l'integrazione progressiva dell'online e dell'offline, non solo a livello di processo di acquisto dei consumatori, ma come vedremo dopo anche di sistemi a supporto. Detto questo, ci sembra chiaro che sostanzialmente nei prossimi anni l'online farà la differenza sulla crescita, il tasso di crescita del settore. Quattro messaggi fondamentali da ricordare. Il primo punto è che il 15% circa del totale delle vendite sono in qualche modo generate direttamente dall'online. Vedremo in dettaglio questo dato perché è abbastanza sorprendente, come è stato derivato e da dove è stato generato. Il secondo punto è che i grandi player, di fatto, sia i brand, ma anche i department store che si focalizzano sul mondo del lusso, hanno investito negli ultimi anni e stanno iniziando ad ottenere i primi risultati consistenti. Punto fondamentale è che il valore del e-commerce diretto sostanzialmente di circa 6.2 billion, equivalente al 3.2%, e che un canale, questo, l'online, che di fatto è cresciuto a un ritmo molto più che proporzionale rispetto al totale del mercato del lusso, che pure è cresciuto significativamente. E pensiamo che questo possa raggiungere 15 billion di fatto nei prossimi 5 anni. Con le vendite oggi che ancora sono concentrate nei mercati più maturi per una serie di motivi, ma che progressivamente dovrebbero spostarsi verso la parte est del mondo. Primo punto, l'online, il digital, quanto genera? Ancora una volta abbiamo speso veramente molto tempo a cercare di capire questo numero. Allora, il primo concetto che dovete tenere a mente è questo: l'online di fatto è come un iceberg. Quello che vediamo direttamente sono i 3.2% del fatturato totale dei personal luxury goods, quindi i 6.2 billion. E queste sono le vendite generate dall'e-commerce puro, attraverso i vari canali. Oltre questo, però, esiste un valore significativo che è stato generato direttamente dall'esperienza online. Cosa vuol dire generato direttamente? Vuol dire che questo valore non ci sarebbe se non ci fosse stata un'esperienza da parte dei consumatori ben chiara, soddisfacente nel processo di acquisto. E quindi un processo di acquisto che di fatto ha portato a cambiare o il brand, o a decidere di comprare verso non comprare, oppure di fare trade up da categorie di livello inferiore. Quindi questo qua è stato generato direttamente dall'esperienza online, anche se la transazione poi è avvenuta nel negozio fisico. Esiste ancora poi un ultimo elemento, e questa somma fa il 15% che vi dicevo prima. Esiste poi un ultimo elemento, delle vendite in qualche modo che sono state generate dal canale fisico, ma in cui il tempo speso dai consumatori nell'interazione con l'online è stato significativo di fatto per confermare le proprie scelte. Quindi non è un vero cambiamento di categoria, di prodotto, di trade-up, ma in qualche modo parte della naturale evoluzione del processo di vendita dei consumatori.
Quindi ancora una volta questo secondo me è uno dei messaggi fondamentali da tenere a mente. 3,2% sono i valori del mercato generato direttamente dall'e-commerce, il totale comunque generato dall'online è di circa il 15%, anche se la transazione è stata effettuata nel negozio fisico. Come vi dicevo, alcuni operatori, molti hanno iniziato vari anni fa, sia i department store che trattano molto lusso, sia alcuni dei player nel settore, di fatto hanno raggiunto già percentuali di fatturato abbastanza significative, che vanno dal 7% di Ralph Lauren al 25% generato da Saks, ovviamente sulla parte online. Questo per rassicurare il fatto che chi ha iniziato a investire e fare le cose seriamente, i primi risultati li sta veramente iniziando ad ottenere. Cerchiamo di capire adesso qual è stata l'evoluzione numerica. Lo scorso anno il valore che abbiamo visto prima di 6,2 billion era 4,9 billion, quindi un valore del 2,6% rispetto al totale del mercato come stimato dall'osservatorio Alta Gamma. La crescita è stata significativa, quindi siamo passati da 4,9 a 6,2 billion, che di fatto elevano la percentuale della parte digital diretta di e-commerce dal 2,6 al 3,2%. E questo è derivato dalla crescita di fatto di quasi tutti i canali che hanno contribuito sostanzialmente e hanno la possibilità di effettuare transazioni sull'online. Vediamo poi successivamente dei numeri più di dettaglio, ma questo qua, a questo risultato hanno contribuito sia i monobrand dei gruppi principali del lusso, sia la crescita di quello che potremmo chiamare la parte off price, quindi i multi-brand event come Vent Privé oppure gli off price come Yux, e poi i principali department store. Cosa succederà nei prossimi anni? Le nostre stime ci portano a dire che nei prossimi anni questo valore dovrebbe raggiungere i 15 billion, con una crescita abbastanza accelerata. Una crescita trainata, oltre che dalla presenza di, come dire, dell'incremento di nuove geografie, sostanzialmente dal consolidamento delle performance dei canali diretti di molti dei brand. Se andiamo ad analizzare i numeri un po' più in dettaglio, quello che viene fuori è che la crescita, come stimata dall'osservatorio Alta Gamma, in generale del mercato di Total Personal Luxury Goods è stata del 10% tra il 2010 e il 2011. La crescita invece della parte digital è stata 3 volte superiore, pari al 28%. Cosa vuol dire in parole povere? Vuol dire che questo mercato digital, se continua con questi tassi, in un paio d'anni raddoppia per raggiungere i famosi 15 billion che sostanzialmente abbiamo visto prima. Ed è un valore che invece per raddoppiare il mercato del mondo di transazione fisica ci metterebbe sui 6-7 anni. Quindi l'accelerazione che si è avuto nell'ultimo anno dovrebbe continuare, queste sono le nostre stime, anche derivata e trainata dalla ripartizione attuale delle vendite. Sulla colonna di sinistra trovate la ripartizione del mercato dei Total Personal Luxury Goods, sempre come stimato da Alta Gamma. Quindi sui 190 e passa billion di fatturato, la maggior parte viene ancora oggi generata nella parte dei mercati maturi, quindi Stati Uniti ed Europa. In maniera simile anche il mondo online, che è la colonna di destra, viene sostanzialmente trainata ancora oggi dai mercati principali, in cui c'è la presenza ben forte di molti operatori, strutture logistiche ben strutturate e in qualche modo già affermato come comportamento di acquisto la possibilità di acquistare anche beni di lusso online. Quello che comunque ci aspettiamo è un cambio di tendenza. La parte dell'Asia Pacific e in particolare alcune country dovrebbero trainare la crescita successiva e quindi prendere quello che ci aspettiamo già dal prossimo anno, una quota di mercato più che proporzionale rispetto a quella avuta quest'anno. Quali sono i motivi? I motivi sono principalmente 3 di questa crescita che ci aspettiamo dall'Asia Pacific. Il primo è che il numero di grandi città che danno sostanzialmente un grande contributo al mondo del lusso ancora non è perfettamente, completamente coperta dal retail. E quindi l'accesso al retail online è un modo per dare accesso a un'ampia popolazione
per comprare beni di lusso. Il miglioramento delle infrastrutture e quindi il supporto di fatto alla logistica, anche questo è un fattore fondamentale che sicuramente porterà dei miglioramenti in questi paesi, con dei piani che sono stati di fatto pubblicati nei vari piani dei vari governi. L'ultimo punto è quello che è un fenomeno ormai incontrastabile, di fatto, di crescita dell'amore per il lusso da tutta una serie di popolazioni, Cina in primis. I 6.2 billion, come sono strutturati? Pensiamo sia utile fare una riflessione. Abbiamo preso 5 macro categorie di fatto di distribuzione, department store, i multi-brand suddivisi nelle 3 categorie logiche di event, quindi siti come Vent Privé, che fanno temporary sales o simili, off-price, quindi siti tipo Yux, e full-price, quindi siti tipo Net-a-Porter, oltre ovviamente ai canali dei monobrand, quindi dei principali brand del lusso. Se andiamo ad analizzare il valore, il punto interessante da notare, forse controintuitivo rispetto a quello che molti pensano anche in questo settore, è che buona parte delle transazioni, circa il 50%, sono realizzate a full price. Se aggiungiamo a questo anche la parte di department store, ovviamente questo valore diventa abbastanza interessante. La parte off price chiaramente è presente, come è giusto che sia, ma è molto interessante notare come la parte full price ancora ha un valore abbastanza rilevante. Quindi, in sintesi, quello che vediamo sostanzialmente è che se cerchiamo di capire le traiettorie di crescita del mondo del lusso degli ultimi anni, mentre nei periodi passati in qualche modo la crescita era ben identificata da alcune geografie, il Giappone prima, la Cina dopo, gli Stati Uniti comunque attraverso gli ultimi decenni, ci sembra che esista una nuova geografia virtuale, questa del mondo digital, che in qualche modo collega consumatori di tutto il mondo, che dovrebbe essere la prossima traiettoria di crescita. Allora, questo merita una riflessione ovviamente per molte delle aziende. Chi ha fatto giusti investimenti, le giuste scelte strategiche di entrare in Cina con una buona presenza vari anni fa, l'abbiamo sentito anche prima, di fatto ha raggiunto dei risultati molto importanti. Penso a Ferragamo tra le altre come grande esempio di crescita. È chiaro che perdere l'occasione strategica in questo momento di capire in dettaglio sostanzialmente che questo sarà in qualche modo uno dei motori di crescita fondamentali può essere un'occasione persa per molte delle aziende. Passiamo adesso a comprendere il secondo capitolo logico, quindi a comprendere i consumatori cosa ci hanno detto. I consumatori sostanzialmente ci hanno detto 4 cose. Il primo è il tema della personalizzazione, un tema ricorrente in tantissimi punti di vista all'interno del settore, in tantissime interviste si sente parlare sempre più di personalizzazione. Questo vale anche nel mondo del digital e nel mondo del personal luxury good. Cosa vuol dire personalizzazione? Sostanzialmente 3 cose. 1, la capacità di fare pricing, poi vedremo cosa vuol dire. 2, la capacità di dare dei processi snelli a sufficienza per completare la transazione e ovviamente un service di qualità su cui i consumatori non compromettono, anche se si tratta di digital. Questo si riflette sulla capacità delle aziende di dare questi processi che portano all'acquisto in qualche modo senza falle di alcun tipo. Quindi l'esperienza del digital deve essere rewarding in maniera appropriata per il consumatore dall'inizio alla fine, come se avvenisse in un negozio, diciamo, fisico. Il terzo punto sorprendente, che di fatto genera un certo cambiamento rispetto allo scorso anno, è che i consumatori stanno diventando sempre più indipendenti anche nel loro modo di interagire con le fonti a disposizione su internet. Vedremo poi abbastanza approfonditamente come, rispetto allo scorso anno, di fatto quest'anno i consumatori vanno direttamente alla fonte dell'informazione. Il prodotto, la connessione diretta col brand è quello che vanno a cercare più che opinioni di altri postate su internet.
L'ultimo punto fondamentale è che la tecnologia ormai è una cosa scontata. Non ci si aspetta da parte dei consumatori che la tecnologia possa fallire in nessun modo e quindi la capacità da parte delle aziende di offrire un accesso ai consumatori da più tecnologie, da più punti, senza problemi, diventa fondamentale per non perdere una serie di clienti che avrebbero voglia di completare la transazione, ma che non la completano in alcuni casi. Qualche numero. Il primo punto è, ci siamo chiesti, e lo abbiamo chiesto a questi consumatori, tutti di alto di gamma, queste migliaia di consumatori di alto di gamma, cos'è che incoraggerebbe di più a comprare più lusso online? Il primo punto è quello di avere la sensazione di avere un pricing quasi fatto per, no? Quasi per sé. Un processo più semplice e prodotti più esclusivi. Questo ha delle implicazioni fondamentali per quanto riguarda le aziende sui sistemi di CRM. Adesso, senza generalizzare, ma la maggior parte dei sistemi di CRM che insomma, si vedono in giro sono abbastanza antiquati, non integrano assolutamente l'esperienza online con quella offline, se la integrano solo parzialmente, quindi non si riesce veramente a ricostruire il percorso che un consumatore fa nella sua naturalità, l'abbiamo vista prima, tra i diversi canali. Alcuni hanno deciso di investire in sistemi di CRM, ma investendo molto sull'hardware, quindi di fatto trovandosi con tempi di implementazione molto lunghi e di fatto con dei sistemi già vecchi una volta che venivano messi a disposizione dell'azienda, oppure con del personale non sufficientemente capace di gestire la mole di informazioni a disposizione. Quindi qua c'è veramente bisogno di un salto di qualità in questa gestione dei dati nell'integrazione tra online e offline. Il secondo punto è un tema di processo, e quindi per cosa pagherei di più per acquistare beni, no? Beni di lusso? Il servizio è fondamentale. Chiedono i consumatori anche delle cose abbastanza precise, un paio di esempi tra le tante richieste che abbiamo visto. Uno è il same day delivery. C'è uno certo scetticismo comunque in genere da parte dei consumatori per la capacità di avere delle consegne certe e ben definite. Questo è uno degli elementi che favorirebbero in qualche modo la riuscita della transazione. Pochi lo riescono a fare e solo in alcune geografie particolari, in cui il sistema ovviamente di supply chain riesce a gestire l'intero sistema. Un altro tema, così più come curiosità, è di avere a disposizione questi pacchetti regalo, quindi di essere in grado di utilizzare i beni comprati anche per effettuare regali. Questo qualcuno lo fa come Net-a-Porter, quindi è un qualcosa di assolutamente di realizzabile. Altro punto che ci siamo chiesti, quali sono gli elementi fondamentali che danno valore al processo. Qui il tema è che i consumatori ad oggi in qualche modo non sanno ancora scegliere, ma hanno voglia di guardare e di avere tutto a disposizione. È più un tema quindi di riuscire a soddisfare, ovviamente facendo i giusti trade-off tra costi e benefici, molte delle richieste che hanno, che vanno dall'ampiezza dell'assortimento a disposizione fino alla capacità di garantire un servizio e un delivery al consumatore di qualità. Qualche numero interessante. Il primo è che una buona parte di consumatori che sono andati attraverso l'intero processo di vendita, abbandonano all'ultimo miglio, quindi non completano la transazione. I motivi non sono legati, come si potrebbe pensare, all'indecisione, ma sono legati ad elementi o di tecnologia, come l'abbiamo visto prima, quindi di fatto in qualche modo il sito dà problemi per la transazione, non si riescono a mettere le password e altre technicalities su cui è inutile dilungarsi. Ma anche alcuni elementi come facilmente in qualche modo ripianificabili da parte del management, come le delivery fees spesso molto alte o i sistemi di pagamento che non vanno incontro alle opportunità date dalle varie persone. Quindi il tema è, ci sono già molti che hanno trovato delle soluzioni a questi sistemi, ecco, probabilmente implementarli dà un valore, come vedete, circa il 20% di persone che si perdono nell'ultima parte del processo. Un altro dato interessante è l'impulsività quasi dell'acquisto, quindi per chi ha deciso
di acquistare sostanzialmente, la voglia di completare l'acquisto è in qualche modo molto forte. E quindi un terzo delle persone che hanno deciso di acquistare di fatto vogliono acquistare nello stesso giorno. Quindi avere a disposizione, che cosa? Un assortimento appropriato sul proprio sito, avere a disposizione, come dicevamo prima, processi e sistemi di pagamento che favoriscono, fanno in modo che non ci siano di fatto perdite di vendite inutili derivate non da accettazione del brand o del prodotto, ma da problemi di execution all'interno dei website. Un cambiamento rispetto allo scorso anno. Lo scorso anno quello che si vedeva è che i consumatori spendevano una certa quantità di tempo su ciascun sito. Questo tempo speso per ciascun sito è aumentato, quindi buona notizia. Quando vado su un sito ci sto di più. Però rispetto allo scorso anno la situazione è leggermente diversa. Accedo meno volte al sito, quindi è fondamentale in sintesi catturare il cliente di fatto e riuscire a dargli una buona esperienza del brand nel tempo che ha a disposizione, oppure aiutarlo se ha deciso a completare la transazione. Secondo cambiamento rispetto allo scorso anno è questo: ci siamo chiesti da dove prendono le informazioni. Detto che sostanzialmente i consumatori prendono informazioni da circa 4 fonti diverse online, i canali da cui prendono più informazioni sono quelli sostanzialmente più orientati al prodotto, al brand, quindi department store, monobrand, multibrand e via di seguito. Differente rispetto allo scorso anno è che i siti in cui girano opinioni, quindi social network e via di seguito, sono meno rilevanti rispetto ai siti di prodotto. E questo è un cambiamento abbastanza significativo rispetto allo scorso anno, invece in cui i siti di opinione erano più rilevanti. Con ovviamente questo qua delle differenze tra paese e paese e delle differenze tra categoria e categoria, ma il messaggio fondamentale è che il consumatore va direttamente alla fonte di informazione. Un punto che abbiamo toccato precedentemente è quello del fatto che nella vita quotidiana, sperimentata penso da tutti, il processo di acquisto sta diventando sempre più complesso e questo si muove attraverso vari device, quindi attraverso vari elementi tecnologici che vanno ovviamente dal momento in cui si è sostanzialmente a casa, in ufficio, in giro. La continua accessibilità è diventata per molti, soprattutto per un segmento che in questo mercato è rilevante, è diventato fondamentale poter accedere in maniera continua ai prodotti per completare poi la transazione. Perché questo è rilevante? Perché siamo andati a guardare in dettaglio quante aziende hanno di fatto a disposizione alcuni device. Ci siamo accorti che il 15% di questi ha dei siti accessibili da mobile, 20% ha delle app ben riferite al brand, quindi come vedete la maggior parte non le ha. In un processo di decisione che come abbiamo visto prima si muove naturalmente tra vari canali, diventa importante capire come garantire l'accesso ai consumatori. Si è bloccato il telecomando? No. L'altro tema fondamentale è il trust, la fiducia che viene riposta sulle varie fonti di informazioni. Abbiamo visto prima da dove traggo ispirazione per prendere la mia decisione e cosa vado a vedere. Ad oggi i monobrand di fatto hanno un livello di trust, di fiducia superiore a quello dei social media. Questo è avvenuto anche a seguito di una serie ovviamente di eventi che sono avvenuti nei social media in cui le opinioni che venivano postate ovviamente non erano necessariamente quelle basate su un'esperienza reale di prodotto. E quindi questo qua ovviamente dà delle implicazioni di come gestire gli investimenti sui propri brand. Secondo punto fondamentale è il motivo per cui vado su internet. Vado sostanzialmente per il prodotto. Quindi avere ben chiaro e ben evidente per le aziende cosa fare sui prodotti diventa fondamentale. Comparo prodotti, ne cerco di specifici e voglio vedere il product range.
La capacità, ancora una volta, di soddisfare questi elementi da parte dei monobrand soprattutto, ma anche dei multibrand, abbiamo visto prima, sono le fonti principali di informazione, diventa fondamentale per i consumatori per capire come per aiutarli a completare il loro processo di scelta. Quindi meno opinioni e più sostanzialmente fatti. Un altro tema che avevamo già accennato è che di fatto le ragioni per non comprare sono ragioni legate più all'esperienza, e questo è abbastanza intuitivo, la tecnologia di fatto viene data per scontata ormai. Quindi la tecnologia che funziona deve essere un qualcosa che aiuta il processo di acquisto dei consumatori. Quindi anche qui sostanzialmente tre messaggi fondamentali. Il primo è quello della capacità di focalizzarsi molto sulla personalizzazione. Il secondo messaggio è la cura e l'attenzione al processo, che è un processo multicanale. L'ultimo messaggio da tenere a mente è ovviamente che i consumatori stanno sempre più andando alla ricerca di prodotti e alla ricerca di informazioni direttamente dai siti nativi, chiamiamoli così. Cosa cercano e cosa vogliono i clienti che comprano oggi beni di lusso online? Sicuramente vogliono un vantaggio rispetto a quello che acquistano nei canali tradizionali offline. Il prezzo, quindi avere uno sconto, è un vantaggio che può attirare, così come la disponibilità del bene. Questo è particolarmente importante per i beni di lusso, la distribuzione che è per definizione selettiva non arriva ad avere una copertura geografica. E poi l'ultimo elemento, non dimentichiamoci, importantissimo online, è il servizio, quindi la comodità. Il fatto di poter usare 10 minuti di pausa in ufficio per fare l'acquisto, trovarlo a casa, avere tutto gestito senza doversene preoccupare in modo semplice e trasparente. Un cliente digitale innanzitutto non esiste, esiste un cliente, un consumatore, e quindi la prima cosa che noi sperimentiamo sulle nostre marche nel mondo dei media, nella multimedialità, è che il consumatore cerca la stessa esperienza o il meglio dell'esperienza analogica sul mondo digitale. Quello che cercano principalmente le persone, i consumatori che comprano beni di lusso online, è sicuramente l'immediatezza del prodotto, quindi l'idea di vedere un prodotto che piace loro e volerlo subito. Quindi questo penso che sia il perché l'online va così bene, poi il fatto di riuscire a riceverlo a casa senza comunque dover uscire, quindi avere dei costi comunque anche del tempo perso. Quindi abbiamo visto anche che chi si occupa in maniera differente di digital dal punto di vista di media advertising, vendita di canale e blogger famosi convergono abbastanza sul punto di vista che abbiamo sviluppato. Il tema fondamentale di quest'anno è appunto il passaggio dalla customer experience all'impatto, quindi fatturato e miglioramento della brand equity. Perché insistiamo tanto su questo? Perché discutendo con vari manager durante gli ultimi anni, sostanzialmente quello che ci siamo resi conto è della domanda che molti si facevano: ma come mai, no, sostanzialmente io che sono un brand famoso ho messo un bel sito, tutto molto, no, curato e non succede niente? Questo perché, come dicevamo, la customer experience è condizione necessaria ma non sufficiente. Qui proviamo a dare una serie di idee su come trasformarla da esperienza a impatto. Tre messaggi fondamentali. Il primo, è necessario fare le cose bene, quindi dare gli obiettivi giusti per un canale in forte crescita. Il secondo, è, come vedremo poi, è che il digital, anche questo, è un tipo di gioco, chiamiamolo così, di scala e skill, quindi bisogna investire. Avere il braccino corto non paga, si rischia solamente di buttare i soldi e di fare le cose male. Il terzo punto è, ovviamente, una volta che si è deciso di investire, bisogna investire e non buttare ancora una volta gli investimenti, bisogna selezionare i giusti touch point, i punti di contatto con i consumatori finali. Per trasformare la customer experience in impatto, lavorando abbastanza a lungo con anche i membri dell'advisory board, abbiamo trovato questo elemento di passaggio che abbiamo chiamato Online Ability Index, che è un elemento di trasformazione, un coefficiente di trasformazione che fa passare da elementi correlati alla customer experience a di fatto impatto sulle vendite. Questo indicatore è la somma di una, come dire, la sintesi di una serie di più di 20 indicatori
raggruppati in 5 categorie logiche, di cui 3 di fatto sotto il controllo completo da parte del management. Queste 3 sono: quanto voglio fare grande l'organizzazione, come la voglio fare e quale skill, quale capacità mettere all'interno dell'organizzazione. Il secondo è come vado a entrare in contatto con i consumatori attraverso i vari touch point. E l'ultimo punto è quanti investimenti di fatto faccio, investimenti di marketing, investimenti in tecnologia e via di seguito. Ci sono altri 2 elementi che sono meno in controllo perché in qualche modo fanno parte del DNA dell'azienda. Da una parte c'è il portafoglio di prodotti a disposizione, alcuni prodotti sono naturalmente più sensibili al mondo del digital, altri meno, e ovviamente il DNA del brand, alcuni si prestano più facilmente a entrare in contatto con consumatori di alcuni segmenti ed altri meno. 2 messaggi chiave. Il primo, sostanzialmente, è che se andiamo a vedere le varie categorie, esistono delle differenze strutturali che si possono raggiungere se si è presenti in una categoria rispetto ad un'altra categoria. Nell'asse verticale, sostanzialmente, sono indicato il totale dell'impatto sulle vendite come somma dell'e-commerce diretto e di quello direttamente generato, come abbiamo visto prima all'inizio della presentazione, e sull'asse orizzontale l'indice di onlineability. Quindi, ancora una volta, primo tema è che se si compete in un certo settore rispetto ad un altro, ovviamente, ci si può e ci si deve aspettare dei ritorni differenti. Detto questo, però, il secondo e forse più importante punto è che all'interno di ciascun settore, e questo si verifica per tutti i settori che abbiamo visto, esistono delle grandi differenze di performance tra le varie aziende. Ciascun punto che vedete qua dentro è un'azienda e, come vedete, chi ha fatto molto bene rispetto alla media, rispetto a chi ha fatto benino, hanno delle differenze di impatto nelle vendite generate abbastanza significativo. Ci siamo ovviamente chiesti perché, e questo, andando ad analizzare i dati puntuali molte aziende, come avete visto, sono derivati dalla capacità dell'azienda di focalizzare e di dare questo canale come priorità di investimento. Chi ha fatto molto bene ha investito più del 50% in spese di marketing rispetto a chi ha fatto nella media. Chi ha fatto molto bene ha delle organizzazioni dedicate al digital 4 volte più grandi di chi lo fa nella media, e chi ha fatto molto bene ha investito per avere punti di contatto con i consumatori fino a 2 volte maggiori, ovviamente dei punti di contatto ben strutturati. Vi faccio vedere velocemente un tema che questo si applica di fatto a tutte le industrie che abbiamo, tutti i settori che abbiamo visto all'interno. Come intuitivo, chi fa bene hospitality ha dei risultati molto maggiori di chi fa bene yacht, proprio per il prodotto, il DNA, il processo di acquisto, come è abbastanza intuitivo. E questi sono interessanti perché basati su numeri. L'ultimo punto su cui volevo attirare la vostra attenzione è il tema della moltitudine di punti di contatto che sono a disposizione. È ovvero che un povero online manager si trova davanti a richieste di investire su tantissimi diversi tipi di punti di contatto digital. E questo è proprio uno dei temi fondamentali che ha portato molte aziende a investire, ad effettuare investimenti sotto soglia. Quindi la prima capacità è quella di selezionare quali sono quelli giusti. Questo è fondamentale, ma non basta. Non basta perché, per come è sviluppato oggi il processo di acquisto dei consumatori, bisogna ben collegarli e poi assicurare che questi qua sostanzialmente producano impatto e quindi di fatto ridirigerli verso canali dove si riescono a effettuare le transazioni. Come cambierà il mondo dei beni di lusso online nei prossimi anni? Continueranno i trend che abbiamo visto e di cui abbiamo parlato, ma con una forte componente di accelerazione. Aspetto una proliferazione dei punti di contatto, dei touch point, una proliferazione dei servizi e delle funzionalità offerte e quindi una complessità, innanzitutto logica e strategica e poi operativa, per poter gestire questo mondo, ripeto, in modo integrato con gli altri canali e con gli altri punti di contatto col consumatore.
per il mondo del lusso saranno sempre ancora importanti comunque gli store, perché naturalmente l'esperienza che hai in uno store è difficile riuscire ad averla online, però appunto grazie a questi servizi personalizzati, grazie al fatto che della comodità di ricevere l'acquisto a casa, penso che comunque ci sarà sempre, e poi grazie anche al fatto che le persone si fidano sempre di più di comprare online perché ci sono sempre più garanzie, penso che pian piano le persone cominceranno a comprare sempre di più. Secondo me andrà incontro a una rivoluzione, così come tutto il mondo del retail sta andando incontro a una rivoluzione dovuta all'online. È importante che le aziende del lusso cavalchino l'onda senza esserne travolte. Due dati e poi richiamerei gentilmente il dottor Branchini per i risultati dell'osservatorio. Se andiamo attraverso il processo di acquisto sostanzialmente del consumatore, che va attraverso la generazione, la conoscenza del brand, il considerare questo brand e l'essere ovviamente loyal, quello che si vede è che le aziende di alta gamma sono riuscite a migliorare le proprie performance durante gli anni scorsi, l'anno scorso. Quindi hanno migliorato sia il traffico di visitatori, sia il tempo speso sul sito da parte di ciascuno di questi visitatori, sia quanto hanno generato a livello di parola, di buzz all'interno del digital. Rispetto agli altri brand ancora esiste un gap sostanzialmente nella parte di awareness, andiamo a vedere il traffico generato, a livello di tempo speso sul sito hanno fatto bene, come abbiamo visto prima, di fatto hanno delle performance anche migliori del resto del panel che abbiamo analizzato e il volume di buzz di fatto è comparabile. Quindi rispetto allo scorso anno un miglioramento significativo delle aziende di alta gamma. Ultimo punto è la qualità dei messaggi. Avevamo accennato precedentemente che chi parla sul digital può esprimere liberamente la propria opinione, parlandone bene, male o in maniera abbastanza mixed. Quello che viene fuori è che sostanzialmente all'interno del panel dell'azienda alta gamma si è registrato un miglioramento delle opinioni sui brand da parte dei consumatori. E quindi il sentiment medio in una scala che va da 0 a 5, in cui 5 vuol dire commento estremamente positivo, è passato da 4.5 a 4.7, quindi anche qui migliorando la propria performance. Cedo la parola al dottor Branchini. E se mi viene messa la Alta Gamma Index. Allora, come dicevamo, abbiamo preso 300 marche internazionali, le abbiamo incrociate con più di 70 Key Performance Indicator. Questi 70 Key Performance Indicator sono ovviamente diversi quando analizziamo dei website aziendali o quando analizziamo dei social media specificamente. La prima parte dell'analisi riguarda i website aziendali. Abbiamo identificato chi sono i best in class, che sono i migliori in ciascun settore, e questo lo facciamo molto volentieri perché essendo i migliori hanno bisogno di avere il merito e poi anche perché riteniamo che questo suoni da stimolo per gli altri concorrenti a crescere in questa graduatoria. Primo website, abbiamo raggruppato i Key Performance Indicator in awareness, notorietà, reputazione, consideration e fedeltà di presenza sui siti, e vedete che per il settore della moda abbigliamento abbiamo Burberry primo per notorietà, Loro Piana per reputazione, Moncler per fedeltà. Nel settore degli accessori abbiamo Louis Vuitton, poi Gucci e Jimmy Choo, non in ordine ma primi ciascuno, uno in notorietà, uno in reputation, Gucci, e in Jimmy Choo per fedeltà. Nell'arredamento e nel design abbiamo Wedgwood per notorietà, Moroso per reputation e Wedgwood per fedeltà. Nella gioielleria abbiamo Bulgari, Tiffany, Swarovski e Tiffany. Negli orologi abbiamo Rolex, Zenith,
e omega. Nel food and beverage abbiamo Le Nôtre, Fortnum & Mason e Illy Café. Nell'ospitalità abbiamo il Joe Sank della catena Four Seasons, il Lugarno Collection della famiglia Ferragamo e il Dorchester. Nelle automobili abbiamo Mercedes-Benz, Porsche, BMW. Nel settore degli yachts abbiamo Riva, Riva e Baltic Yachts. Passando al primo dei social media, che è Facebook, abbiamo qui raggruppato i Key Performance Indicator in queste categorie: quanti sono gli amici, quanti sono i talks, quanti sono i post, la percentuale dei post e l'activity index, che è la frequenza con cui poi questi la frequenza sostanzialmente di ingaggio. Abbiamo Burberry, Burberry, Dolce Gabbana, Burberry e Boss. Vedete che gli investimenti di Burberry, che è stato il pioniere e che è stato anche il maggiore investitore, strategico investitore nel settore dei social media, lo vede premiato. Nel settore degli accessori abbiamo Gucci, Gucci, Louis Vuitton e Fendi. Nel settore del design dell'arredamento abbiamo Porsche Design, Vitra, Cartel, Cartel, Vitra. Nel settore della gioielleria 5 volte Tiffany, che è l'azienda che in questo settore ha investito maggiormente. Nel settore degli orologi abbiamo Cartier, Tag Heuer, IWC, Cartier e ancora Tag Heuer. Nel settore del food and beverage Hennessy, Hennessy, Mercier, Dom Pérignon e Marchese de Frescobaldi. Nel settore dell'ospitalità abbiamo Quintessentially, Principe di Savoia, Quintessentially, Orient Express Hotel e Joe Sank. Nel settore delle automobili abbiamo BMW, Ferrari, Mercedes e Lamborghini. Nel settore degli yacht Azimut Benetti, Wally ed Azimut Benetti. Vado rapidamente al prossimo social media, che è Twitter. Ecco qua. Abbiamo nell'abbigliamento Burberry, Donna Karan e Donna Karan. Negli accessori Gucci, Jimmy Choo, Christian Louboutin, Jimmy Choo. Nell'arredamento e design Vitra, Wedgwood, Flu. Nel settore della gioielleria Tiffany, Swarovski e Bulgari, Swarovski e Tiffany, Swarovski e Bulgari. Nel settore degli orologi Bon Mercier, Jaeger-LeCoultre. Infine, ultima slide, nel food and beverage Mercier, Chateau di Chem, Mercier e Bollinger. Nell'ospitalità Dorchester, Quintessentially e Balmoral. Nelle automobili Lexus, Audi. Negli yachts Sunseeker, Azimut Benetti. Quello che è interessante notare è che le imprese italiane di alta gamma hanno più del 25% di per 25% sono best in class, 40 su 160 che abbiamo considerato. Speriamo che questo dia un ulteriore stimolo, che l'anno prossimo abbiamo più imprese italiane come best in class. Grazie infinite.